Buonasera a tutti, torniamo agli appuntamenti con Finestra sull'ASL, una trasmissione appunto per conoscere meglio la sanità spezzina. Abbiamo ospite in studio questa sera il dottor Alberto Menozzi, il nuovo primario della struttura complessa di cardiologia. Dico nuovo perché non abbiamo ancora avuto l'occasione di presentarlo, anche se è responsabile di questa struttura già dal 2019. Dottor Menozzi, lei proviene dall'azienda ospedaliera universitaria di Parma, la cardiologia anche interventistica, un curriculum di tutto rispetto perché siamo andati un po' a vederlo, sia in Italia che all'estero, docente all'università, cariche in numerose società scientifiche e abbiamo notato anche un lunghissimo elenco di pubblicazioni scientifiche. Quindi una presentazione direi di tutto rispetto. Lei è arrivato qua alla Spezia ad assumere l'incarico di responsabile direttore della struttura alla vigilia della pandemia. E quindi direi che è stata subito una partenza in salita, dottor Menozzi. Sì, io do il buonasera a tutti i telespettatori spezzini e sono ovviamente molto onorato e sono stato molto felice di venire a lavorare in questa città, in questa provincia e in questo ospedale. La partenza effettivamente è stata in salita perché praticamente dopo subito 2 o 3 mesi dal mio arrivo, e sono arrivato a novembre 2019, è scoppiato il Covid che ha messo in grandissima difficoltà tutta la sanità italiana, come è noto. E quindi ovviamente non ha fatto eccezione anche la nostra ASL e la nostra cardiologia. Detto questo, noi l'abbiamo affrontata in maniera molto decisa e devo dire io ringrazio pubblicamente, come ho già fatto privatamente, tutta la mia equipe di 16 medici cardiologi e di 36 infermieri perché sono stati più che all'altezza e hanno dimostrato un valore umano e professionale anche in questa esperienza di altissimo livello e che ci ha consentito peraltro di essere tra le cardiologie italiane che meno hanno ridotto l'attività nell'anno del Covid, nonostante le ovvie difficoltà che tutti hanno avuto sia nell'accesso alle prestazioni ambulatoriali che nelle prestazioni ospedaliere. Ma noi siamo riusciti a ridurle al minimo nel periodo difficile e come vi potrò dire dopo anche nel dettaglio, aumentarle, potenziarle nei periodi ovviamente fuori dal periodo di crisi e come stiamo facendo adesso dall'inizio dell'anno. Una domanda subito un pochino più spinosa. Quando uno accetta un incarico, ovviamente accetta anche un po' una sfida. Allora, partiamo da un punto. Quando lei è arrivato in reparto e ha avuto modo di prenderne visione, ha trovato ciò che si aspettava o ha subito cominciato a capire che qualche cosa era necessario fare? Ma io devo dire che non conoscevo adeguatamente, non conoscevo approfonditamente questa realtà, anche se sapevo che soprattutto per certi aspetti, soprattutto legati a quella che è la mia attività precedente presso l'azienda ospedaliera di Parma, mi occupavo e mi occupo ovviamente di cardiologia interventistica e di emodinamica, sapevo già da prima che in particolare l'emodinamica di Spezia è da sempre una grande eccellenza ligure e NAS5. Devo dire che al mio arrivo ho avuto conferma e anche sorpresa in positivo dell'altissimo livello professionale della compagine sia medica che infermieristica. In particolare il livello di competenza professionale sia dei cardiologi di reparto, che dei cardiologi di emodinamica, che anche quelli che fanno ovviamente l'aritmologia e i servizi ambulatoriali, è un'equipe veramente di primissimo livello, veramente di primissimo livello. Devo dire che il mio contributo, come mi era stato prefigurato anche dalla direzione che avevo incontrato quando sono stato assunto, è che c'era bisogno di di un miglioramento sull'aspetto organizzativo, perché effettivamente questa cardiologia, che era ed è un'eccellenza all'interno di questa ASL, però è un'eccellenza che veniva poco sfruttata dalla cittadinanza e perché non era facilissimo l'accesso, era migliorabile la possibilità di fruire
dell'offerta sanitaria cardiologica. In che termini? In termini di migliorare il numero di prestazioni ambulatoriali, che è sempre la base della piramide da cui si parte anche per offrire le prestazioni di più alta specialità, più complesse, dall'impianto del pacemaker alla coronarografia, all'angioplastica. Si parte sempre dalla visita cardiologica. Il paziente, quando ha un disturbo, inizia dalla visita cardiologica, poi può fare degli esami intermedi, la prova da sforzo, l'ecografia, l'Holter, ma è questa piramide che porta poi il paziente ad accedere ai servizi che si offrono in ospedale. Quindi quello che è stato il mio compito è stato di potenziare molto l'offerta ambulatoriale, riorganizzandola, ampliandola, e devo dire che questo ha consentito un abbattimento delle liste d'attesa e un'offerta ambulatoriale che nei primi 4 mesi del 2021 è del 50% superiore a quello che è stato nei primi 4 mesi del 2019, cioè prima del Covid. E questo è un servizio fondamentale per consentire ai pazienti della Spezzini di essere presi in carico dalla sanità di AS 5 ed essere poi guidati nel loro fabbisogno di salute e verso le prestazioni cardiologiche. E altro aspetto molto importante, ho lavorato molto per integrare il più possibile tutte le figure che si occupano di cardiologia in AS 5. Quando ci siamo conosciuti, lei ha insistito molto sulla costruzione di una rete che migliori l'efficienza e l'efficacia dell'intervento. Esattamente. La rete cardiologica è un presupposto fondamentale della sanità moderna. La rete cardiologica significa questo per il paziente, significa che c'è un'organizzazione tale che sia che il paziente arrivi in pronto soccorso, porta l'ambulanza, sia che il paziente si presenti in ambulatorio al Sant'Andrea, o che il paziente vada in ambulatorio nell'ambulatorio di Ceparano, nell'ambulatorio di Levanto, le possibilità che ha questo paziente di ricevere nei tempi giusti le stesse prestazioni è la stessa. Il concetto della rete è proprio questa: in qualunque snodo, in qualunque punto della rete il paziente acceda, qualunque cardiologo incontri, le possibilità delle cure migliori sono le stesse, sono altissime per tutti, perché il sistema cardiologico spezzino prende in carico il paziente e quel paziente a quel punto non deve far altro che affidarsi alle cure dei medici, non deve più arrabattarsi per trovare da solo gli appuntamenti o vedere chi deve dargli questa prestazione o deve dargli quest'altra, ma è il sistema integrato che lo prende in carico e lo cura. E questo lo abbiamo ottenuto con una collaborazione ovviamente molto forte e molto fattiva con l'altra cardiologia provinciale, che è la cardiologia riabilitativa di Sarzana, diretta dal dottor Bertoli, con cui ovviamente abbiamo una collaborazione molto importante, sia di trasferimento di pazienti ovviamente che di collaborazione nell'ambito delle specifiche funzioni. Ovviamente le attività invasive le facciamo qua da noi e quindi un trasferimento da loro verso noi per eseguire queste prestazioni, ma molto spesso nei pazienti che vengono ricoverati da noi in acuzie dopo che hanno superato la fase acuta, un trasferimento a Sarzana per continuare la degenza, specie se hanno bisogno di attività riabilitative. Ma oltre a questo anche un'integrazione di rete con tutta l'importantissima cardiologia territoriale di AS5, che ho l'onore di essere responsabile anche di questa, che ha un numero di 7 cardiologi territoriali che lavorano su tutti e 3 i distretti, quindi l'importanza di avere delle attività ambulatoriali aperte in maniera capillare e diffusa su tutto il territorio provinciale, quindi da Levanto ovviamente a Spezia, a Sarzana, a Ortonovo, a Ceparana, quindi un'offerta che non solo è stata appunto ampliata e resa capillare, ma che è integrata in maniera molto ristretta e forte con le cardiologie ospedaliere. Per cui essere visitati nell'ambulatorio cardiologico di Via Sardegna Bragarina o essere visitati nell'ambulatorio che noi abbiamo in ospedale al Padiglione 6 è la stessa cosa. Si entra nella medesima
rete cardiologica nella medesima struttura cardiologica. Questo concetto appunto di prendere in carico il paziente, quindi al centro dell'attività la persona con le sue problematiche, e una rete di questo genere può essere un elemento significativo anche per eliminare una, diciamo così, delle preoccupazioni grandi di questo territorio, ovviamente meno per la cardiologia, ma per altre specialistiche più accentuato, della fuga e della ricerca verso servizi esterni, in modo particolare spesso anche esterni alla regione. Certamente, no, questa cosa riguarda in realtà anche la cardiologia, e ovviamente questo tipo di processo è un processo che si è consolidato in anni passati. Io credo, come abbiamo avuto modo di dire prima, non per una assenza di qualità dell'offerta cardiologica spezzina, che io posso garantire per l'esperienza di un medico che ha lavorato in altri posti, è assolutamente eccellente, ma per la magari scarsa disponibilità e difficoltà di accesso. Il cittadino ha diritto ad avere le proprie prestazioni, sia ambulatoriali che ospedaliere, erogate entro tempi congrui. È chiaro che se la lista d'attesa per essere ricoverati in maniera da domicilio, in maniera programmata in cardiologia, è troppo lunga, il paziente è in qualche modo costretto a cercare altrove il proprio bisogno di salute. Questo oggi però non è più necessario, cioè oggi noi stiamo costruendo e programmando un'offerta e lavorando molto anche sulla lista d'attesa dei ricoveri programmati, che abbiamo aumentato in modo notevole e che ci stiamo da pochissimo anche avvalendo anche dei letti della cardiologia di Sarzana per ricoverare questi pazienti, proprio in un'ottica di maggiore integrazione e di maggior disponibilità. Quindi il paziente viene ricoverato presso la cardiologia di Sarzana o presso la nostra e poi fa le attività di emodinamica o di aritmologia nelle nostre sale operatorie. In questo modo c'è la possibilità di offrire in tempi brevi e rapidi una prestazione eccellente, e non c'è onestamente nessuna necessità di cercare risposte fuori regione o fuori provincia, perché non c'è un'offerta di qualità assolutamente superiore a quella che possiamo dare noi. Aggiungo che noi abbiamo anche una integrazione molto forte per quanto riguarda la cardiochirurgia, che è un tipo di prestazione che non è disponibile in AS5, perché, come immagino tutti sappiano, qui abbiamo una eccellente emodinamica, un'eccellente cardiologia interventistica e l'emodinamica di aritmologia, ma la cardiochirurgia in quanto tale ha due centri regionali, che sono l'ICLAS di Rapallo e San Martino di Genova. Noi abbiamo rapporti ottimi professionali che anche personali con entrambi questi centri. Il livello di qualità di questi centri è altissimo. Noi collaboriamo in questo momento soprattutto con ICLAS di Rapallo per le procedure cardiochirurgiche, ma collaboriamo anche con San Martino per procedure ad esempio di cardiologia interventistica strutturale. E devo dire che la soddisfazione della reciproca, ma soprattutto della mia equip e dei pazienti, è molto alta, perché la qualità con cui questo centro lavora e con cui riusciamo a integrarci anche nella gestione appunto dei tempi e come diciamo prima, della presa in carico, cioè il paziente non è che dopo che ha fatto la coronarografia deve andare a cercarsi da solo i modi e i tempi per fare l'intervento. Ovviamente organizziamo tutto noi e ci facciamo carico noi del suo fabbisogno. Dottor Menozzi, lei ha sottolineato giustamente la professionalità, le capacità di tutta la struttura medico-infermieristica della sua struttura complessa. Dal punto di vista delle attrezzature, come siamo messi? Perché anche in questo senso, nella medicina, la tecnologia fa passi da gigante e spesso si registra qualche difficoltà. Invece alla Spezia come siamo messi? No, devo dire che questo è uno dei grandi punti di forza della sanità ligure in generale e della sanità spezzina in particolare.
In particolare, se noi vogliamo partire dall'emodinamica, che rappresenta da quando è stata ovviamente creata in questo centro, un punto di eccellenza fortissimo, devo dire che oltre a poter contare su degli operatori medici e infermieristici di professionalità altissima, realmente altissima, questo è noto, conta anche di dispositivi e materiali assolutamente all'avanguardia, al top di quelle che sono disponibilità nazionali e internazionali. Io non ho, senza tema di essere smentito, posso dire che le apparecchiature che abbiamo a disposizione e dispositivi che abbiamo a disposizione a Spezia non li avevo assolutamente a disposizione a Parma, quindi qua abbiamo fondamentalmente tutte quelle che sono l'innovazione tecnologica per trattare le coronarie per quanto riguarda l'emodinamica, oltre ad avere una sala angiografica nuovissima montata nel 2019, 2-3 mesi prima del mio arrivo. E quindi è un punto, l'emodinamica rappresenta un punto di forza, il punto di forza numero uno di questo centro, ma insieme ovviamente ad altri, ma e sta dimostrando anche una grande capacità di implementare la propria attività, perché noi stiamo crescendo come numeri, come numero di angioplasti, come numero di coronografie, quindi miglioriamo l'offerta verso la popolazione e speriamo quest'anno di fare dei numeri molto alti che ci collocano proprio nelle primissime posizioni, se non la primissima posizione, all'interno delle emodinamiche liguri, quindi questa è una posizione di grande importanza. Allo stesso modo abbiamo un'aritmologia che è il servizio che fa l'impianto dei pacemaker, dei defibrillatori, di altri device che servono a proteggere il cuore del paziente dalle aritmie, che è di primissimo livello, anche lì con medici estremamente preparati e che possono sfruttare dispositivi tecnologicamente avanzatissimi. Un unico esempio, noi siamo un centro di riferimento, credo, principale in Liguria per l'impianto dei defibrillatori senza fili, che è una tecnologia la più nuova in quest'ambito, che cioè si inserisce il dispositivo sotto la cute e non c'è bisogno di mettere dei catetri nel cuore, quindi ovviamente una procedura più sicura per il paziente e meno invasiva, e quindi questo è un'eccellenza assoluta. Dobbiamo migliorare sull'attività invece di elettrofisiologia, che sono le procedure di ablazione, di trattamento transcatetere di certe aritmie, ma è nostra intenzione, col supporto che ovviamente la nuova direzione strategica ci sta fortemente dando per cercare di migliorare ancora l'offerta che questa cardiologia può e deve dare alla sua popolazione, cercheremo a breve anche di migliorare e di implementare questo importantissimo aspetto. Una delle cose che i primari che sono passati da questi studi prima di lei tendevano a sottolineare come dato positivo di questa ASL era il rapporto di interdisciplinarietà, quindi il rapporto tra primari nella presa in cura di ammalati. Quindi molte patologie sono interdipendenti anche dal punto di vista della specialistica. Questa attività prosegue? Ora io... certo, questo è un punto... È un punto chiave che deriva la sua ragione principale anche proprio dall'epidemiologia della popolazione spezzina e ligure. Noi, come tutti voi sapete, la popolazione ligure è una delle popolazioni più anziane d'Italia e i pazienti più sono anziani, più tendono ad avere, ai noi, più patologie associate. Quindi esistono... In cardiologia vengono ricoverati ovviamente pazienti giovani in cui la patologia cardiaca, cardiovascolare è la patologia principale, ma vengono ricoverati molto spesso anche pazienti meno giovani o anche decisamente molto anziani, che, nei quali la patologia cardiovascolare è una, magari è quella urgente, all'interno di un contesto di patologie complesse e differenti che richiede ovviamente una grossissima integrazione. Quindi questo ovviamente l'importanza del ruolo sia del Dipartimento Emergenza Urgenza
in cui la cardiologia è collocata, laddove quindi c'è la rianimazione per i pazienti ovviamente più gravi, dove c'è la medicina d'urgenza, dove vengono spesso trattati i pazienti che presentano comorbidità multiple, e ovviamente un'integrazione con tutte quelle che sono le specialistiche, dalla medicina interna alla neurologia, alle malattie infettive. Adesso alcune ovviamente me le posso dimenticare, ma è fondamentale l'integrazione, e a tal proposito una cosa che voglio aggiungere è che una cosa che proprio in questa direzione di reciprocità, una cosa che ho potenziato e rafforzato al mio arrivo è stato proprio il ruolo della consulenza cardiologica all'interno dell'ospedale. Cioè noi abbiamo una figura di un medico cardiologo dell'ospedale che ogni giorno va a fare le consulenze dei pazienti che hanno patologie cardiologiche ma sono ricoverati in un altro reparto per un problema più acuto, proprio nell'ottica che lei stava giustamente dicendo della necessità di multidisciplinarietà. E la consulenza è, come dico sempre ai miei colleghi, una cosa importantissima, perché è il modo in cui la cardiologia cura i pazienti che sono ricoverati negli altri reparti, il modo in cui si soddisfa il bisogno relativo alle malattie cardiologiche di un paziente che ovviamente, siccome ha un'altra malattia parimenti o più importante o più emergente di quella cardiaca, è ovviamente ricoverato in quel momento in un altro reparto. Le patologie cardiache possono in qualche modo essere attenuate se ci sono dei comportamenti, se c'è un'educazione tra virgolette adeguata negli stili di vita, diciamo così, delle persone. E sotto questo aspetto è anche un compito dell'ASL in qualche modo educare. Ora, se da un lato diciamo così la sensibilità del paziente spezzino rispetto a quelle che sono le patologie tempodipendenti in qualche modo è una campagna che è stata fatta a suo tempo, sia per quanto riguarda le patologie cardiovascolari sia per quanto riguarda quelle neurologiche, ci sono altri atteggiamenti, altri comportamenti che in qualche modo dovremmo assimilare. Ecco, sotto questo aspetto c'è un lavoro che ci aspetta. Assolutamente. Voi e anche col nostro contributo. Certo, assolutamente. Questo è un aspetto importantissimo, cioè, e questo purtroppo è forse stato l'aspetto che tra tanti, ma questo in particolare, è un aspetto che è stato molto danneggiato e deprivato dal Covid, perché ovviamente il trattamento dei pazienti acuti, il trattamento ospedaliero, questo ci mancherebbe altro, no, non si poteva certo eliminare o ridurre, ma tutte quelle che sono quelle attività di educazione, di cultura, accessorie, sono state per motivi ovvi estremamente derubricate, allontanate da questo periodo difficile. Questi aspetti sono estremamente importanti. Il primo che menzionavi, su cui in passato io so che in questa ASL e nella cardiologia che ora dirigo si è lavorato molto, è quello dell'educazione del paziente a chiamare il 118 quando si hanno dei disturbi di dolore toracico, cioè non attendere mai. Il dolore toracico è sempre un campanello d'allarme molto grande, quindi il paziente non deve attendere e non deve recarsi con mezzi propri, deve attivare la catena dei soccorsi del 118. E questo direi che è un tipo di campagna culturale che io, per la percezione che ho, è ben passata nella popolazione spezzina, anche se purtroppo col Covid, come in tutta Italia, si è assistito, per la paura di recarsi in ospedale, a un ritardo della presentazione delle patologie tempodipendenti. Tuttavia, qui per fortuna abbiamo potuto contare, almeno dall'estate scorsa in poi, sulla suddivisione di due ospedali, uno Covid e uno non Covid, e questo ha aiutato tantissimo a superare questa problematica. E ovviamente adesso, nella speranza che ovviamente il periodo Covid sia ormai, incrociando le dita, definitivamente alle spalle, comunque la popolazione deve sapere che ovviamente quando ha bisogno può presentarsi in tutta sicurezza presso gli ospedali per ricevere le cure. L'altro aspetto invece
su cui probabilmente dovremo insistere di più in futuro, e io mi auguro che già dopo l'estate sarà possibile organizzare in seno all'ASL una campagna proprio di prevenzione, è informare bene la cittadinanza su quelli che sono i fattori di rischio della malattia aterosclerotica. La malattia aterosclerotica è la principale causa di morte della società moderna, principale anche rispetto alle malattie oncologiche. È quella che causa l'infarto, che causa l'ictus, che causa la morte improvvisa coronaria. E è una malattia, come dico sempre a tutti i pazienti quando li dimettiamo, cronico-degenerativa, cioè dalla quale non si guarisce, si cura, è come il diabete, è come le malattie neurologiche degenerative, come l'Alzheimer, si curano ma non si guariscono. Non è come il tifo, che o si muore o se si sopravvive si è guariti. L'infarto non è così. Quando si ha un infarto e si viene curati e ci si salva, si è guariti dall'infarto, ma la malattia di fondo che l'ha causato dura tutta la vita e va curata tutta la vita. E quindi bisogna essere consapevoli sia di quelli che sono di tutti i fattori di rischio, perché ce ne sono alcuni non correggibili, come ad esempio la familiarità, l'ereditarietà, ma ce ne sono tanti che sono correggibili. In primis il fumo, quindi bisogna smettere di fumare. L'attività fisica, bisogna fare attività fisica regolare, moderata, ma è la sedentarietà ad evitare. L'alimentazione, bisogna evitare il sovrappeso, bisogna mangiare le cose corrette nel modo corretto. E ovviamente bisogna curare i fattori di rischio come l'ipertensione, il diabete, il colesterolo alto, anche coi farmaci, e non smettere mai di prenderli, anche quando si sta bene. Perché purtroppo i pazienti che hanno malattie cardiovascolari a volte tendono a, dopo qualche mese, quando la paura è passata, a mollare la presa su se stessi, quindi essere meno attenti nel mangiare, riprendere in mano le sigarette, essere meno attenti nell'assunzione dei farmaci. Questo è molto sbagliato. Questo è molto sbagliato perché purtroppo se la cura e l'attenzione nella cura della malattia non è rigorosa, la malattia purtroppo a distanza di mesi o a distanza di anni si ripresenta. Lei ha fatto un accenno importante a questo periodo acuto della pandemia, e quindi con questa difficoltà a ricorrere all'ospedale, a volte anche per le paure, diciamo così, dei pazienti. Questo ha dilatato, perché poi è una notizia di cronaca, ha dilatato a dismisura talvolta le liste d'attesa. Ora, lei a inizio trasmissione ci ha detto appunto che ha aumentato del 50% le visite, quindi questo è un buon segno. Come liste d'attesa, però in termini più generali, come siamo messi nella cardiologia? Cioè, la cardiologia sono accettabili? Sì, ha fatto assolutamente, abbiamo fatto un lavoro eccellente sull'attività ambulatoriale, potenziandola e riorganizzandola, per cui per quasi tutte le prestazioni ambulatoriali, quindi la visita cardiologica, che ovviamente è la prestazione fondamentale, l'OLT e la prova da sforzo e l'ecografia, noi siamo assolutamente in linea con quelle che sono le tempistiche ottimali. Avevamo qualche difficoltà fino a qualche mese scorso con la prova da sforzo, ma stiamo risolvendo anche quella. Quindi, e questo ovviamente è, come dicevo prima, il punto base, la base della piattaforma, le fondamenta su cui costruire delle cure adeguate. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare sulla lista d'attesa dei ricoveri programmati, che è che è comunque molto migliorata rispetto al 2019, ma che stiamo cercando di lavorare migliorando il numero di letti. Abbiamo già migliorando il turnover dei ricoveri, avvalendoci appunto di una migliore integrazione anche con la collaborazione con la cardiologia di Sarzana, e l'obiettivo prossimo è anche questo, è quello, però diciamo che è un aspetto su cui stiamo migliorando molto. Dottor Menozzi, c'è un'altra questione che io volevo chiederla, che è un po' più l'aspetto umano della medicina,
che è importante anche per il paziente, assolutamente, nel senso che la capacità e la professionalità sicuramente sono indispensabili, la tecnologia è anche, diciamo così, quello siamo un po' carenti, ci auguriamo presto che possa partire il nuovo ospedale per avere anche delle strutture un po' più accoglienti, ma anche l'accoglienza sotto il profilo umano, il feeling che c'è tra il medico, l'infermiere e il paziente è importante. Ecco, da questo punto di vista c'è una sua attenzione? Guarda, la mia attenzione da questo punto di vista è massima, come può testimoniare qualunque paziente che abbia la sorte, l'avventura di essere ricoverato in cardiologia venendo in urgenza o venendo da casa. Detto questo, questo è realmente uno dei punti di forza dell'equipe che ho l'onore di dirigere. Io devo dire che ho attestazioni innumerevoli di stima e di soddisfazione nel come il paziente si è trovato ed è stato trattato dall'equipe medica e infermieristica da quasi tutti i pazienti che dimettiamo. Io faccio la visita personalmente quasi tutti i giorni con i miei medici, quindi parlo sempre a tutti i pazienti. Se non ci parlo io, ovviamente ci parlano prima e dopo i miei collaboratori. Cerchiamo di avere la massima attenzione sempre anche nelle relazioni con i familiari, che sono fondamentali e che sono state anche queste rese molto difficili ovviamente dal periodo Covid, ma noi abbiamo un'attenzione, oserei dire, maniacale su questo, perché è fondamentale. E questo devo dire che pur nelle difficoltà alberghiere che, come lei ricordava, dobbiamo affrontare, perché questo è inutile nasconderlo, il nostro ospedale è un ospedale vecchio, strutturalmente superato, e quindi la collocazione delle stanze non è ottimale. Io posso dire che anche, ad esempio, i pazienti della provincia di Parma, che a volte sono venuti ricoverati seguendo me, che per motivi di fiducia personale da noi, mi hanno sempre fatto i complimenti e hanno ringraziato me e l'equipe, perché il rapporto umano, la cortesia, la disponibilità del personale della cardiologia è veramente un fiore all'occhiello. Io di questo sono estremamente felice ed è veramente una delle cose che più mi hanno reso contento e soddisfatto del lavoro della mia equipe. Mi sembrava giusto renderle merito di questa cosa, perché siamo andati a curiosare su internet tra gli indici di gradimento, questa era una delle cose che era sottolineata, e quindi mi pareva giusto farlo dire a lei. È vero, abbiamo ricevuto e riceviamo veramente spesso tante lettere scritte, a volte pubblicate dai giornali, a volte ovviamente per ovvi motivi meno, ma le attestazioni sono molte e noi ci teniamo molto, perché alla fine un paziente è, come giustamente si diceva, c'è un aspetto clinico, ma c'è sempre un aspetto umano molto, molto importante nella malattia. Certo. Insomma, chi è stato paziente influisce anche sulla cura, secondo me. Influisce moltissimo sul risultato della cura, certamente. Dottor Menozzi, progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono continuare a far crescere questa cardiologia, cercando di offrire un numero di prestazioni sempre maggiore. Noi la qualità della prestazione l'abbiamo raggiunta, dobbiamo aumentare i volumi di attività in modo da poter offrire a tutti i pazienti, a tutti i cittadini della provincia spezzina la possibilità di avere delle cure a casa loro di altissimo livello. Già ora, come dicevo prima, la qualità delle cure non richiede davvero di andarle a cercare fuori. Come si dice, l'erba del vicino spesso sembra più verde, ma qui davvero non è più verde di quella che abbiamo a casa nostra. Quello che sicuramente ci manca e speriamo di ottenere nei prossimi anni è il nuovo ospedale, perché per avere la forza di avere un'offerta sanitaria non solo cardiologica ma generale, in termini di posti letto, in termini di ambulatori, è chiaramente necessario avere quanto prima possibile un ospedale nuovo, ma noi nell'attesa che questo obiettivo venga finalmente raggiunto dalla comunità di questa città e di questa provincia, lavoreremo in maniera molto intensa e molto assidua
io ovviamente e tutta la mia equip, con il supporto che sappiamo da avere dalla nuova direzione strategica che sta lavorando veramente in modo molto intenso su tutte le attività, perché ancora c'è da lavorare molto sul Covid, c'è da lavorare ovviamente su tanti reparti, ma c'è una volontà molto forte di migliorare l'offerta sanitaria e ovviamente per quanto mi riguarda in particolare quella cardiologica, e quindi lavoreremo per potenziare sia l'offerta in termini qualitativi rispetto a quello che ancora non eroghiamo, come ad esempio appunto l'elettrofisiologia o un altro progetto importante, fare una rete, migliorare la rete per il trattamento delle cardiopatie strutturali, quindi l'intervento sulle valvole senza operare che è necessario migliorare, che svolgeremo appunto nei centri di cardiochirurgia che ho nominato prima, e ovviamente poi l'aumentare soprattutto l'aspetto quantitativo, che ovviamente si può essere ottenuto migliorando ovviamente e ampliando gli spazi. Dottor Menotti, noi la ringraziamo di questa visita, questa opportunità di presentare la struttura complessa da lei diretta. Ci prendiamo l'impegno, per quello che ci riguarda, di coadiuvare anche quel progetto relativo alla prevenzione e all'educazione, che in qualche modo l'educazione sanitaria bisogna avere. Quindi avremo occasione, se lei sarà disponibile, di rivederci volentieri in questo studio. La ringraziamo di nuovo e salutiamo i nostri telespettatori sperando di aver fatto cosa gradita. Grazie Io davvero. Vi ringrazio ancora per questo incontro e saluto anch'io e do la buona serata a tutti i telespettatori.